Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. In questa festa di San Giuseppe voglio svelarvi un segreto. Nel cammino spirituale non puoi bypassare l'amicizia con i santi. Senza un'amicizia speciale con loro non vai da nessuna parte. Questo segreto l'ho imparato leggendo la vita dei santi. Loro stessi, infatti, avevano altri santi come amici. Sentite Teresa d'Avila. Io presi per mio avvocato e patrono il glorioso San Giuseppe e mi raccomandai a lui con fervore. Questo mio padre e protettore mi aiutò nella necessità di salute in cui mi trovavo e in molte altre più gravi in cui era in gioco il mio onore e la salute della mia anima. Ho visto chiaramente che il suo aiuto mi fu sempre più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi ricordo finora di averlo mai pregato di una grazia senza averla subito ottenuta. Sì, anche Santa Teresa ha cominciato come tutti, chiedendo aiuto. Ma chi non lo fa? Ti aggrappi appunto a tutti i santi, come si dice, in certe situazioni della vita. Ma devo dire che cosa migliore sarebbe sceglierne qualcuno e non tutti. O meglio ancora, lasciarsi scegliere da loro. Perché tu nasci in un giorno di un santo, la tua parrocchia è dedicata a un santo e la tua città. Oppure un libro, una citazione scritta su un muro, su pregaudio, ti avvicina a un santo. È il santo che ti chiama. Pensate alla storia di Carlo Acutis, che il 1 gennaio 2006 pescò nella sua parrocchia, in una veglia di preghiera, il santino di Sant'Alessandro Sauli, un vescovo santo sconosciuto del 500, che si festeggia a Pavia l'11 di ottobre. E pensate, lo stesso giorno in cui fu decretata la morte cerebrale di Carlo. San Giuseppe, ad esempio, per me è stato sempre un santo a cui tenevo, ma è diventato speciale nel momento in cui ho messo piede al Punto Giovane. Infatti la chiesina adiacente all'oratorio da sempre è dedicata a questo santo. E così siamo diventati amici. E cosa fai in un'amicizia? Cerchi di attirare sempre lo sguardo dell'amico. Come Santa Teresa, che confessa i suoi slanci spirituali a volte solo per compiacere San Giuseppe. Procuravo di celebrarne la festa con la maggior possibile solennità. È vero che ci mettevo più vanità che spirito, perché volevo che si facesse tutto con ricercatezza e scrupolosità, ma l'intenzione era buona. Del resto era questo il mio male, che appena il Signore mi faceva grazia di intraprendere qualche cosa di buono, lo frammischiavo a molte imperfezioni e mancanze. Dio mi perdoni se per il male, le ricercatezze e le vanità usavo invece tanta industria e diligenza. Come spiega Teresa, l'amicizia di un santo va comunque al di là dei nostri egoismi. Sebbene mi professi sua devota, tuttavia nel modo di servirlo e imitarlo sono sempre piena di difetti. Egli, da quelli che è, mi ha dato di potermi alzare da letto,
raddrizzarmi e camminare, e io, da quella che sono, l'ho ripagato con usar male la sua grazia. Ma non smetto di arrischiarmi a parlar di lui. Per la grande esperienza che ho dei favori ottenuti da San Giuseppe, vorrei che tutti si persuadessero ad essergli devoti. Non ho conosciuto persona che gli sia veramente devota e gli renda qualche particolare servizio senza far progressi in virtù. Egli aiuta moltissimo chi si raccomanda a lui. È già da vari anni che nel giorno della sua festa io gli chiedo qualche grazia e sempre mi sono vista esaudita. Se la mia domanda non è tanto retta, egli la raddrizza per il mio maggior bene. Come dico sempre, Dio scrive dritto anche sulle righe storte, ma perché coglie comunque il bello e il buono che sottintendiamo, e quello ci salva. Dio è molto più propenso a farci dei doni rispetto a quanti gliene chiediamo. Allora forza, cosa aspettate a fare amicizia con San Giuseppe? Oggi è il suo giorno, abbiamo proprio bisogno delle sue grazie in un momento storico così difficile.